Ciao, bentornati su Barbiturici, io sono Serena e oggi vi parlerò come sempre di un profumo che mi piace. Si tratta di Freedomland di Mandarina Duck. Come sicuramente saprete, Mandarina Duck è un brand famosissimo italiano che produce valigeria, borse e accessori, ma fa anche profumi da sempre, direi dagli anni 90, il periodo d'oro di questo brand. Mi ricordo che le mie sorelle avevano il famoso tombolino che io desideravo ardentemente, ma ero troppo piccola per averlo, quindi sognavo di rubare quello delle mie sorelle, ma anche i famosi zainetti, quelli un po' tondini in tessuto non tech, alcuni tecnici, ma in tessuto un po' lucido, gommato, molto molto bello, che ho sempre desiderato anche quello. Quest'anno il brand li ha riproposti, infatti mia sorella l'ha già ricomprato, favola. Io aspetto ovviamente il tombolino per accaparrarmelo finalmente, adesso che sono grande e posso comprarmelo da sola. A parte questo, Freedomland è stata lanciata quest'estate insieme ad altri due profumi, due fragranze che sono connotate da uno stile genderless, quindi che sono adatte a tutti in maniera totalmente indipendente, e in particolare questo, che è quello che il brand mi ha gentilmente inviato quest'estate per sottopormerlo per farmelo provare, ok, così è meglio. Questo profumo, senza troppi giri di parole, sa di caramelle gommose Haribo, quindi favola. È un floreale fruttato davvero molto molto carino. Non vi aspettate un profumone, qualcosa che duri secoli eccetera eccetera. È un profumo secondo me gioioso, molto pop, abbastanza universale, che mi piace moltissimo soprattutto in questi giorni che sono un pochino pesanti per me, come immagino per tantissime altre persone purtroppo. Cosa mi ha colpito di questo profumo? Prima di tutto, diciamo, l'evocazione di alcune immagini, di alcuni ricordi che sono molto speciali per me. Dovete sapere che quando io ero incinta non riuscivo praticamente a mangiare niente, ma anche ad annusare niente, quindi per tutto il periodo della mia gravidanza non ho portato profumi, ho usato dei detergenti neutri, non riuscivo neanche a sentire l'odore del detersivo per i piatti. Qualunque cosa mi faceva stare male, mi faceva soffrire veramente tanto. Io ho il fatto che è abbastanza sviluppato, ovviamente non vi sto dicendo che sono un naso, sono un segugio, però sento parecchi profumi, e quel periodo è stato veramente veramente molto complicato. Avevo questo super potere totalmente inutile che mi impediva di vivere la vita normalmente. In particolare durante quel periodo, quell'estate, sono andata in vacanza con mio marito alle Canarie, a Tenerife, e l'unica cosa che praticamente riuscivo a mangiare con piacere, che mi confortava, erano le caramelle Haribo. So che è veramente ridicolo e assurdo, ma in quel periodo ho vissuto mangiando caramelle e toast, quindi that's it. In particolare questo profumo mi evoca proprio l'immagine dei negozi di dolciumi, quando appunto entravo dentro questi negozi di caramelle venivo investita da questo odore dolcissimo, e che per me è diventato proprio confortante e anche molto molto gioioso. Benché appunto abbia passato una gravidanza un po' d'inferno, ovviamente ero molto felice di aspettare Olivia, non vedevo l'ora di conoscerla, e quindi il profumo di golosinas, come si chiamano in spagnolo le caramelle gommose, mi fa davvero molto felice. Questo profumo è fantastico, è un mix di 300 miliardi di note olfattive. Poi vedete, si può appoggiare così, perché la scritta è in orizzontale in questo modo, quindi col tappo così, oppure si può appoggiare con un classico flacone. Il flacone è gommato, ha questo artwork molto molto colorato, molto carino, lo trovo molto interessante. Allora, io vi leggo le note, non le ho imparate, diciamo, perché sono tantissime. Allora, prima di tutto, il naso della fragranza è Karine Bion, non so come si pronuncia. Allora, le note di testa sono ananas, basilico, fragola, menta, arancia brasiliana e limone italiano. Le note di cuore sono pina colada, latte di cocco, gelsomino e lici, mentre le note di base sono pisco sour cocktail, che è un cocktail peruviano, ho studiato,
ciliegia, eliotropio e muschio. Quindi capirete che è una bomba, un'esplosione di note, tutte mediamente dolci, ma che giocano anche con un contrasto un pochino sour, come si dice, non aspro, ma una cosa un po' acidina, diciamo, ok? Quindi si sente molto questa frutta, ma è una frutta che io percepisco come appunto caramellata. Io non sono una grandissima fan dei fruttati, perché generalmente preferisco i gourmandoni potenti, e poi mi piacciono molto i profumi orientali. Devo dire che però in questo caso il mix che va a creare appunto questo profumo molto frizzante, molto luminoso e gioioso, mi piace molto. Quello che traspare sulla pelle è un fruttato che all'inizio è molto molto forte, quando lo spruzzate vi investe molto, è un profumo che si sente tanto. Con il passare del tempo però la fragranza va ad ammorbidirsi, quindi quelle che sono le note che stanno più sul fondo, come il muschio, l'eliotropio, vanno a creare questo mix un pochino più cremoso, insieme anche un po' al cocco e alla ciliegia, quindi dà questo mix un po' indefinibile, nel senso che non c'è, secondo me, una nota che prevale in maniera particolare sulle altre, proprio un cocktail, è quello che è proprio come se fosse qualcosa da bere, un profumo succoso, drinkoso da bere. Mi piace veramente veramente molto. È un profumo che definirei pop, quindi non vi aspettate una creazione di quelle super sofisticate, seducenti. È proprio un profumo dolce e allegro, proprio una cosa pop, diciamo, non saprei definirlo diversamente. Secondo me dire che un profumo pop è la cosa migliore rispetto a questa fragranza. Come vi dicevo, ha un'apertura che vi colpisce molto, si sente molto molto molto. Con il passare del tempo la fragranza si ammorbidisce, si assesta su un, diciamo, un feeling dolce ma cremoso. Lo uso qui perché è il posto in cui l'ho spruzzato stamattina, e quindi riesco un po' più a sentire rispetto a quello che ho addosso sull'ambiente come funziona dopo qualche ora. E mi piace molto, diventa più gentile, più cremosino, e quindi secondo me è un buon profumo. Non ha una durata pazzesca, ovviamente sui vestiti persiste molto bene, e devo dire che quando lo indosso c'è sempre qualcuno che mi dice: oh, ma che profumo indossi, è veramente veramente particolare. Quindi io ve lo consiglio, soprattutto perché questo profumo, visto che c'è sia da profumeria Sabbioni che da Ditano, credo anche su Amazon, e costa più o meno intorno ai 27-30 euro. Il prezzo di listino mi sembra sia di 40 euro sul sito ufficiale, se non sbaglio. Poi vi linko tutto quanto giù, così poi se volete potete andare a dare un'occhiata. Ovviamente non ci sono link affiliati né niente, sono solo suggerimenti. Che dire, io ve lo consiglio se siete alla ricerca di un profumo che vi tiri un po' su, che vi strappi un sorriso e che non vi faccia spendere tanti soldi, e soprattutto se siete fan delle caramelle Haribo come me, o come in particolare come ero io quando ero incinta. Niente, io spero che questo video vi abbia tenuto un po' di compagnia, che vi sia piaciuto, e come sempre vi invito, se vi va, a iscrivervi al canale, lasciarmi un commento per farmi sapere, insomma, se avete già provato questa fragranza, se vi ispira, se ne conoscete altre su questo stile, perché voi sapete che a me i vostri consigli piacciono, è una cosa che mi dà molta soddisfazione quando c'è del confronto, quindi io ci tengo a rimarcare questo concetto. E niente, vi ringrazio come sempre per aver visto questo video, e ci vediamo prestissimo con tante novità. Ciao!